Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Vi faccio questo video perché? Perché sta arrivando l'estate, inizia finalmente quel periodo dove le persone iniziano a lasciare la città per le agognate vacanze! Sì! Poi prepari le valigie, sei lì tutto contento che stai per partire, chiudi casa e dici porca miseria, speriamo che non capiti a me quello che sento ogni tanto al telegiornale. Non voglio neanche dirlo perché è una cosa veramente orribile, spaventosa. Purtroppo ci sono dei brutti ceffi in giro, e passatemi il termine brutti ceffi, per usare un eufemismo, che attentano ai beni che abbiamo in casa. Quindi che cosa possiamo fare noi per tutelarci minimamente, almeno avere il sentore che sta succedendo qualcosa in casa? Adesso andiamo a vedere due possibilità che ci offrono i nostri EcoShow ed EcoDot di quarta e quinta generazione. Per prima cosa entriamo nell'app del nostro assistente vocale. A questo punto andiamo nei dispositivi e io vado a pescare il mio EcoShow 15. Ora, una volta entrati qui, io non faccio altro che cliccare su videocamera. Compare un pop-up che mi dice attenzione, guarda che qualcuno adesso sta visualizzando dalla tua videocamera, quindi sei avvertito per la privacy questa cosa, eh? E come potete vedere avete la possibilità di visualizzare ciò che il vostro eco vi sta puntando in quel momento, quindi la cosa importante sarà puntare il vostro EcoShow in un punto strategico, ad esempio avete una finestra, una porta finestra o la porta d'ingresso di casa, dipende da dove avete il vostro EcoShow piazzato, e avete la possibilità ogni tanto di andare a monitorare la cosa. Se poi avete anche un EcoDot di quarta o quinta generazione, possiamo fare un'altra cosa. Vi faccio vedere perché questo prodottino qui lo hanno pensato veramente bene. Si può andare nell'eco. Cosa dobbiamo fare? Come vedete qui dall'applicazione, selezionate il vostro eco in questione, dopodiché andate nelle impostazioni, la rotellina in alto a destra, scendete e trovate la voce rilevamento di movimento a ultrasuoni. Qui nel primo flag è l'abilitazione a questa funzione. Nella parte sotto abbiamo la sensibilità e la portata di rilevamento del movimento, e poi naturalmente ci dice sì, ok, io ho abilito questa funzione, però è meglio creare una routine. Quindi sotto ci propone già vai alle routine, ci clicchiamo sopra, facciamo il più in alto a destra, andiamo in casa intelligente, selezioniamo l'eco e qui vedete che compare già l'indicazione di quello che vi dicevo prima. L'EcoShow può utilizzare la videocamera per videosorvegliare casa, ma l'EcoDot, grazie a questa funzione ultrasuoni, può rilevare che ci siano o non ci siano persone, perché oltre alla sorveglianza può, ad esempio, essere utilizzato per spegnere le luci. Io potrei dirgli quando non sono state rilevate persone, quindi nel momento in cui esco da una stanza, lui rileva che non c'è più movimento e io gli do l'automatismo di spegnere le luci della stanza. Può essere utile anche questo e soprattutto far risparmiare un po' sulla bolletta. Ma continuiamo. Quindi io lascio quando sono state rilevate le persone, faccio avanti, posso dirgli sempre oppure dargli delle attività, delle tempistiche. Quindi ad esempio posso pensare che ogni tanto passi un amico o un parente da casa a controllarmi casa, in quel momento non darò l'indicazione che scatti, ma so che dalle 9 di sera fino alla mattina dopo non ci sarà nessuno, gli posso dare delle fasce orarie, ma torniamo indietro, lasciamo così ed eseguirà un'azione. Cosa deve fare quando rileva delle persone? Ad esempio potremmo farle fare un annuncio. Se entrate in una proprietà privata sto chiamando le autorità. Naturalmente poi gli possiamo dire, ne selezioniamo uno a caso, tanto poi dovrebbe essere un po' dappertutto la cosa. Vado avanti, ma posso aggiungere altre azioni, ad esempio casa intelligente, luci, e gli dico di accendere la lampada, quindi accensione on, avanti, e posso aggiungere altre cose, una notifica drop in, quindi mi arriverà anche a me l'indicazione,
collegati alle telecamere in modo tale che mi arrivi questo pop-up e mi avverta che ha rilevato qualcosa che non va, che potrebbe essere magari poi anche una banalità, E quindi io, collegandomi, per chi ha delle telecamere di videosorveglianza, cosa che consiglio, avete la possibilità di monitorare tutti gli angoli di casa vostra e capire cosa sta succedendo. E mettere magari dei suoni, tipo animali, cane che abbaia, quindi riprodurrà anche questo. Insomma, vi potete sbizzarrire veramente all'infinito, cioè più la fantasia è fervida e più potete aggiungere azioni. Facciamo salva. La routine è stata creata con successo, come vedete dal pop-up. Quindi adesso facciamo partire la routine e vediamo. Mi è arrivato il pop-up, come leggete, collegati alle telecamere. Questo ha abbaiato. E poi arrivano anche altre notifiche, anche sui miei altri Echo, dove gli ho detto di far dire una frase, eccetera, eccetera. Questa era una funzione che secondo me è molto importante da tenere in considerazione quando si parte, ma secondo me ancora più importante è installare delle telecamere di videosorveglianza di ottima qualità all'interno della casa. Cercate di metterle in punti strategici sia all'interno che all'esterno. Valutate poi la privacy col vostro amministratore se siete in un condominio, perché esistono delle leggi che regolamentano comunque il puntamento della telecamera. Cercate comunque di rimanere nei vostri limiti della proprietà, in modo tale che nessuno vi possa dire nulla. Però questo vi può avvertire che c'è qualcosa che non va ed è meglio ad andare ad indagare cosa sta succedendo. Ho fatto un video di alcune telecamere qui sul canale, vi invito ad andarle a vedere perché ce ne sono alcune veramente interessanti. Bene ragazzi, spero di esservi stato utile. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!